Salve a tutti i guardiani, qui Giuseppe Signorello che vi parla e benvenuti qui oggi ad un nuovissimo video in cui vi illustreremo come uccidere Ir Alak e Ir Anuk non nell'incursione, in quanto vabbè ormai avrete capito come si fa, bensì nella missione storia, per intenderci quella lì ambientata nell'incursione di Crota. A cosa serve fare questa cosa? Beh, vi assicuro semplicemente le carte Grimorio di questi due boss, in quanto affrontarle nel raid di Oryx a molti non dà la carta Grimorio, sarà perché appunto ha a che fare con la missione storia che magari bugga un po' e tutto, non si sa. Fatto sta che molti, avendolo ucciso nell'incursione, non hanno ricevuto la carta Grimorio, mentre facendo questo passaggio sicuramente riceverete la carta in questione. Per ucciderle, è abbastanza semplice, un po' lungo ma semplice. Una volta che siete scesi dalla stanza degli urlatori in basso, quindi prima di avviarvi, anzi non dovrete nemmeno avviarvi nell'aperto, nello spazio aperto in cui poi bisogna salire per avvicinarsi alla piattaforma in cui ai tempi vi era Crota, dovrete semplicemente restare più o meno nella pozza, quella lì che sta nel corridoio per avviarsi all'esterno. Dovrete mettervi lì, sparare, cercare di sparare in testa perché avrete un mirino a croce veramente fastidioso e impossibile da utilizzare, con il cecchino oppure con armi primarie, insomma utilizzate le armi più forti che avrete, in quanto le catamorti sono difficili da uccidere, sono praticamente immortali e quindi non gli toglierete abbastanza danno. Portatevi un amico, cercate di non farvi scoprire, perché appena voi sparate le colpite vedrete che diventerete rossi. Al massimo sparate o metà caricatore, se utilizzate una primaria, poi dipende da quale utilizzate, insomma non sparate troppo, oppure se sparate con i cecchini sparate al massimo due colpi, proprio al limite tre, e poi proprio dovrete nascondervi, dovrete proprio diventare invisibili, nel senso che non che siete ancora appena visibili, proprio invisibili, tornate di nuovo invisibili e ripetete la procedura finché non muoiono entrambe. Una volta averle uccise, quindi riceverete la carta Grimorio. Non saprei dirvi, bisognerebbe provare, se quando si affrontano, diciamo affrontano perché loro non si muoveranno di un centimetro, durante magari una missione giornaliera, ormai Bungie ci sta viziando, magari si otterrà qualche arma in più, non si otterrà nulla. Io dico solo che, secondo me, per come la vedo io, questa cosa delle cantamorti da uccidere nella missione, poi potrebbe essere anche un semplice bug, quindi per questo Bungie lo sa. Comunque io avrei associato il fuso martellante a questa cosa delle cantamorti in quella missione, ma questo qui è solo il mio parere. Poi, come ripeto, magari è semplice un bug, probabilmente è proprio questo, e quindi voi potrete uccidere lì, ma insomma, di regola non dovete. Perché infatti se sparate quando siete già all'esterno, gli sparate addosso, verrete visti, verrete catturati malamente da esse, e poi arriveranno un sacco di nemici che vi faranno il buccio. Quindi ragazzi, per oggi questo è tutto, questa guida è semplice, la sua utilità è questa alla fine solo per chi non ha ottenuto la carta Grimorio delle due cantamorti. E niente ragazzi, questo per oggi è tutto, noi speriamo che questa guida vi sia stata utile, se vi è stata utile vi invito a rilasciare un bel mi piace e noi ci sentiamo in un prossimo video. Ciao ciao!